E al costo di camminare sull'acqua noi le proveremo tutte. Prima di tutto da normale, quanti metri faccio secondo te, stima? Mezzo metro, secondo mezzo me. Mezzo metro, vai. Vai. Oh! Aspetta, quello lì hai fatto quasi un metro. Mentre H crea le pantofole bottiglione, noi proviamo lo spray idrorepellente. Però c'è scritto silicone, fra, io ho paura. Quindi ora spiegami perché dovrebbe funzionare e farti camminare sull'acqua. Oddio, ma sto coso va via. Io sono curioso. Sui piedi. Proviamo, se proprio vuole. Lo metto sotto. Vai. Ah, in giro, ok. Oddio. Com'è? No, vabbè, è freddo? Quella roba fredda che mettono tipo a calcio quando il giocatore si fa male. Ok, ora aspetta, vieni qui che ti provo a bagnare. Sì, ma se mi bagni hai fatto togliere lo spray. Guarda, goccioline. Oddio, guarda le goccioline. Allora, aspetta, prima bagnati normale. Ok. Vai. E vediamo che rimane. Cioè, raga, rimane bagnato, guarda. E per ora dovresti asciugarti. Guarda che differenza. No, vabbè, vai, spruzza. E vai, è già bagnato. Mi sento che mi faccio tutta la piscina così. vai. Ok, ne metto un botto, eh. Ok, riprova. Guarda che come figo. Restano le goccioline. Quindi tecnicamente aspetta. L'acqua. 3, 2, 1. Idrorepellentati. Sì. Quanto hai fatto? 20 centimetri. Mi sono schiattato solo le palle col costume. Aka, cosa stai facendo? Sono i miei nuovi sandali per camminare nelle acque. Che marca sono? Versace un altro litro. Oggi cammineremo nell'acqua! Quindi hai scoperto che lo spray idrorepellente in realtà è una cagata, no? Sì. Tuttavia... Oh, ma sai che su questi qui un minimo ci confido? Cioè, 2-3 passetti secondo me li può fare. Per craftare questi mi ci sono voluti 500 danari. Danari? Che quanti sono in euro? 3,50 più o meno. Sì. Ma posso fare un primo piano sull'unghia, per favore? No, grazie. Vai, qui... sicuro di te? Me lo vedo convintissimo. Ho molto paura di ribaltarmi, se devo essere sincero. Vai, sì, dai, lo devi fare, non ci devi pensare. 3, 2... Uno! Ma cos'è? Ma cos'era? Ho capito, devo andare più convinto. Oh, però guarda, ti fanno rimanere a galla questi sì, qui. Sì, per carità, posso dire che non è colpa del mio prodotto? No, assolutamente no. Versaci un altro litro, ragazzi. È una marca molto importante. Bada, dottore. Oh, è la prima volta che vedo il mondo dalla testa normale. Ragazzi. Oh! Però, oh, guarda che quando hai fatto... No, fra, quando hai fatto il primo passetto, a parte gli scherzi, è risollevato, Stava un pochettino resistito, cioè, voglio replay. Ma me li ha rotti! Fra, vabbè, possiamo fare il reso, eh. Ecco, questa cagata ve la evito. Dottore, lei, oltre a fallimento con i bottiglioni, sa craftare altro nella vita? Tornerò con due zattere. Esattamente cosa stai facendo? Io sono uno scienziato, ho cercato su internet come fare, fidati di me. Sì, così camminerai sull'acqua, vero? Sì. Cioè, ne hai tirata fuori un'altra. Ovvio, ne hai persino una, due. Piede. No, beh, indescrivibile. C'era scritto così indescrivibile. Su Wiki, mi dai una mano. Ah, vuoi pure una mano? No. Grazie. Dopo che mi ha leccato e asciugato i piedi, questo è il minimo. Io non volevo fare questo video. Raga. Sono un supereroe. Con una X un capezzolo. Sì, sì, un supereroe. Fra, il problema è che devo stare con i piedi larghi. Cosa vuol dire con i piedi? Oddio, questo fa una bella botta, larghi, eh. Se no toccano. Dai che facciamo le 10 milioni di visual. Veloci. Cosa? Andare veloci. Velocissimo, devi correre. Vai. Prova, vai. L'abilità di quest'uomo è pari a un cammello. Si è staccato pure l'altro capezzolo. E via. Che sta facendo quell'altro? Sto cercando di camminare via questi Ma ti ho detto che non funziona sta roba. Ok, ci siamo, raga. Ora camminerò sull'acqua. 3, 2, 1. Vai. Che merda. Cioè, sempre, il problema è sempre lo stesso. Cioè, il primo piede che appoggia, effettivamente appoggia sull'acqua, quindi stai camminando. Il problema è dal secondo. Ma c'è un motivo. È perché v'è storto, perdi l'equilibrio. No! Ho capito, hai visto cosa succede? Si impiglia nell'acqua. Sì, sì. Oh! Oh, cavolo, Ceri, Crampo. Ceri! Soccorso! Oh mio Dio! Franco Man! Oh mio Dio, ci siamo, regà! Ci siamo! Dobbiamo proseguire su questa strada. Anche se alla fine abbiamo scoperto che sta roba non serve. Ci stai prendendo gusto, eh. No, prima a sinistra. Ci sta prendendo troppo gusto. Secondo me si sta inventando tante cazzate.
Dopo 2 ore di lavoro ho finalmente realizzato la cosa più incredibile della terra e tutti voi la vorrete comprare, soprattutto Chiara Ferragni. Andiamo a testarla. Oh mio Dio, ma sta roba è incredibile. Sono trampoli. È una zattera trap. Prova a camminare. Qui a costruzioni impossibili. Oggi cammineremo nell'acqua. Oh mio Dio, raga. Cioè, aspetta, faccio un primo piano, ma sono assurde. Questo può funzionare davvero. Oh, sei quasi alto quanto Aka, Samu. Che figo, che bello. Ascolta. Peccato che c'ha questi. Se cavo il cappello mi supera. Ci siamo, eh. Allora, come hai fatto a costruirla? Allora, questa struttura ingegneristica è basata su un principio di equilibrio waterproof. Vabbè, si è inventato parole a caso, ok? Esatto. Poi abbiamo del perossido di idrogeno, che serve per far sì che c'è più stabilità quando più aderenza. Esatto. Poi abbiamo messo della spugna, che serve per fare attrito, in modo tale che il piede non scivoli. Ma questo quindi dove allora l'ho letto? Abbiamo una barchetta, della spugna, una scatola di plastica vuota e una ciabatta sopra. Beh, la ciabatta presa. Però quanto è bella. La ciabatta è Nike. Il nome, cioè, prima era Versace da bere, ora? Questa è Nike Aiki. Questa è, se sopravvivi vinci 1000 euro. Allora, non devi buttarti, ma ti devi devo... andare piano piano. Esatto. Ok. Ti appoggio proprio in acqua. Che bello. Oh! Che bello. Aspetta, che sensazione. Vai piano 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 piano. No, okay. Raga, questo sprofondo. Non fate entrare acqua. No, non lo puoi fare, cap. Però mi stai tenendo te ora. Aspetta. Ma che... Ma è come si accoppiano le scimmie, questo, giusto? Manca qualcosa. Qui è come partoriscono. Allora aspetta, sono l'ultima soluzione. Aspetta, metti questo. Cosa fai, esatto? No, fa l'aria. Con le modifiche tecniche parte di nuovo l'accoppiamento. Che se metto i piedi dentro la ciabatta, che cazzo, raga, dai, mi sembra un po'. Scusa, oddio. Se io metto i piedi dentro la ciabatta, cosa succede? Che se cado prendo una storta. Ah, allora aspetta, Non è un problema. Sì, ma intanto Aka ci sta prendendo gusto qui, Non sta dritto. Regge però, Sì, ma non sta dritto. Gesù faceva i miracoli, Gesù, però. È l'unico che può farli. Spiegaci a cosa serve la bottiglia sotto questo. La bottiglia teoricamente dovrebbe andare ad attutire, anche se la vedo un pochettino inutile. Allora, io non sono ancora convinto, Se volete lo faccio io. Questo fisico ha ancora più fascino dopo che ho costruito questo. Ah! Abbiamo perso tutte le bottiglie. Ci sei? No. Vai. Ci sei? No. Oddio, è un transformer. Via. Oddio. Oddio. Oh! Dottore, come va? Le Nike Aiki non funzionano. Però sono belle. Sono impigliato. Arrivati a questo punto, era davvero arrivato il momento di camminare sull'acqua. Tutto quello che mi serviva era una lezione di YouTube di una decina di minuti e un rilassamento spirituale zen, in modo da riuscire a ritrovare la mia pace interiore. E ora guardate che succede. Aka! Ce l'ho! Ma te sei ancora in acqua? È una questione di velocità di corsa, di superficie d'appoggio e di equilibrio. È solo questo che determina se cammineremo o no sull'acqua. Vado, raga! Oddio! No, Fra! Come c***o ho fatto? Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Come c***o ho fatto, raga? Avevo fatto un paio di passi sull'acqua, ma non mi bastava. È arrivato il momento di attraversare almeno mezza piscina. Serve ancora più concentrazione. 3, 2, 1. Via! Oh! Oddio! Oddio! Ma che c***o! È un fottuto mago! Via! Oh mio Dio! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cosa si inventa sto ragazzo? Ma come ha fatto? Raga, è arrivato il momento di dirlo, secondo me, no? Allora, è arrivato il momento, prima di tutto, di farvi vedere cosa mi sono fatto alle braccia al secondo tentativo, raga. Cioè, mi sono distrutto 2 braccia. E questi cosa sono? Abbiamo utilizzato dei pannelli di plexiglass trasparenti per simulare il fatto che noi camminassimo sull'acqua. Cioè, qui appena l'appoggi è già invisibile. Sì, il problema è che questi dopo un po' sprofondano. Se vedete, adesso stanno sprofondando. Quindi Aka faceva... Non è che stava facendo il parroco quando stava così. Stava reggendo il plexiglass. Li stava leggendo. Cosa è successo al secondo tentativo quando sono partito? Fatto una bella gavattata. Il secondo ha strisciato in avanti e con le braccia ho grattato tutto il bordo. Quindi mi sono distrutto. Formaggio parmigiano. Io voglio 100.000 like.